La Zach Review. Zach Review. Guardate la Zach Review. Zach Review. Guardate la Zach Review. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale ai nuovi e vecchi vapers. Oggi vi voglio parlare di una nuova vape pen di un'azienda, di una famosissima azienda che possiamo dire ha segnato il mercato delle sigarette elettroniche nei mesi precedenti e continua a farlo. E la vape pen in questione è la nuova Kiwi Spark che vedete qui, quindi ovviamente parliamo di Kiwi. Qui la vedete in questa bellissima colorazione rossa, rossa metallizzata, ovviamente disponibile in tantissime colorazioni, ma non aggiungo altro, mettetevi comodi, ora ve la faccio vedere in breve da vicino, vi faccio un unboxing, vi parlo di tutte le sue caratteristiche e dopo vi dico cosa ne penso di questa nuova Kiwi Spark. A dopo! Questa è la confezione della Kiwi Spark, che è davvero molto piccola, e al suo interno troveremo un piccolo manuale con anche le avvertenze, un classico tip in cotone, come vedete marchiato ovviamente Kiwi, un secondo drip tip che è realizzato in policarbonato e questa parte è rivestita in, immagino, gomma, e vi devo dire che è molto comoda da tenere tra le labbra e tra i denti. Troviamo anche una pod che può contenere 2 ml di liquido e ha una resistenza da 0.8 ohm a mesh. Sul fondo abbiamo i classici magneti di poli, i due poli per l'attivazione. Per quanto riguarda il refill, insomma l'inserimento del liquido nella pod, è molto semplice, basta aprire qui questo tappino, questa linguetta, inserire la boccetta al suo interno e appunto fare il refill. Magari inclinate un po' la pod, fate il refill fino a quando non arriva al massimo della sua capienza del liquido, dopodiché richiudete il tappino. Qui la vedete a confronto con le pod della Kiwi 2, come vedete questa qui non ha la protezione per i bambini e nella parte superiore della pod, diciamo, è un po' più squadrata, ecco, però come altezza praticamente sono uguali, ecco. Ed infine abbiamo la Kiwi Spark con la pod già montata. A livello estetico ovviamente assomiglia molto alla Kiwi. Qui le differenze sono che qui abbiamo la scritta Kiwi, un piccolo LED di stato con queste due linee qui, diciamo. Il LED di stato si illumina solo quando, diciamo, lo utilizzate, quindi durante l'utilizzo, oppure quando è scarica la batteria inizierà a lampeggiare per qualche secondo, e quando la mettete sotto carica rimane accesa fissa fino al completamento della carica della batteria, che in quel momento si spegnerà il LED. Diciamo, da questi lati non abbiamo nulla, abbiamo solo il marchio CE e marchio smaltimento. Sul fondo abbiamo l'uscita USB Type-C per la ricarica. Andando a togliere la pod, all'interno è simile anche questa alla Kiwi, abbiamo i due poli, i due magneti ed il foro per l'attivazione del tiro automatico. La pod si inserisce in questo modo e devo dire che la tira molto bene. Come vedete, anche quando inseriamo la pod non si illumina il LED. In più questa Kiwi Spark non ha alcuna vibrazione e ha una batteria integrata da 700 mAh. La parte sul fondo dove c'è l'uscita USB Type-C per la ricarica è in plastica. Vado ad inserire il drip tip, questo in policarbonato. Come vedete questo è il risultato appunto con questo drip tip. E questo invece è il risultato con il drip tip in cotone classico appunto di Kiwi. Come vi dicevo, ha una batteria integrata da 700 mAh e il suo wattaggio è tra i 9 W e i 16 W. Si ricarica a 5 V 1 A. Qui la vedete a confronto con la Kiwi 2 e, diciamo, a livello di diametro sono praticamente uguali. L'unica differenza è che la Kiwi Spark è leggermente più alta, leggermente più lunga della Kiwi 2. Ovviamente anche questa Kiwi Spark è disponibile in diverse colorazioni, come avete visto questa è quella rossa e vi posso far vedere questa qui che è quella praticamente rosa, ma ci sono anche altre colorazioni che sono tutte molto belle. Per quanto riguarda le pod, come vedete qui abbiamo sia quelle da 0.8 ohm a mesh che quelle da 1.2 ohm a mesh, sono entrambe trasparenti. Bene, questa è la Kiwi Spark, ora vi dico cosa ne penso di questa nuova vape pen.
Rieccomi qui. Allora, l'avete vista da vicino? Beh, possiamo dire che praticamente a livello estetico è una kiwi in tutto e per tutto, è una kiwi, a parte giusto qualche differenza come la pod che sopra è un po' più squadrata, la parte di sotto che ricorda un po' la kiwi 1, però se non sbaglio è un po' più squadrata anche sotto, e non ha più il led a forma di K sopra di kiwi ovviamente, ma ha un piccolo led di stato con la scritta kiwi sopra. Ma ripeto, è praticamente ovviamente in pieno stile Kiwi ed è leggermente più alta della Kiwi 1 e della Kiwi 2. Per quanto riguarda il discorso della batteria, come vi ho detto, ha 700 mAh di batteria, quindi è un po' più potente delle altre, della Kiwi 1 e della Kiwi 2, anche perché questa comunque non ha il power bank e neanche in futuro lo avrà. Diciamo che questa è una Kiwi un po' più economica, più alla portata di tutti, è una Kiwi un po' più semplice, con diciamo una kiwi base, ecco, più appunto come dicevo anche per il discorso del prezzo, che sicuramente avrà un prezzo molto più basso, veramente un prezzo bassissimo, però nonostante tutto questo vi devo dire che comunque funziona davvero molto ma molto bene. Io ovviamente ho anche la Kiwi 2, quindi le sto usando insieme per fare un confronto, e vi devo dire che a livello di funzionalità è praticamente una kiwi, cioè non funziona davvero molto bene. Le pod che trovate in confezione, come avete visto, e questo mi piace tanto, vi trovate diciamo in confezione le pod da 0.8 ohm trasparenti, e io le preferisco sinceramente perché sono anche più belle da vedere e si vede perfettamente il livello del liquido. Le coil trovate quelle da 0.8 ohm, che personalmente mi piacciono davvero tanto perché hanno ovviamente una spinta maggiore, quindi avete il vapore un po' più caldo, e un hit, un colpo in gola un po' più pronunciato, quindi ottimo. Però trovate anche a disposizione, trovate in, diciamo, sul mercato anche le pod, come avete visto, con la coil da 1.2 ohm, e quelle ovviamente avete una pod un po' più delicata, avete un vapore un po' più freddo. Comunque a livello di resa aromatica sono ottime tutte e due, però nella 1.2 ohm ovviamente avete una durata maggiore anche della batteria, oltre al vapore un po' più freddo, un po' più tiepido, ecco, sostanzialmente è quello. Però ripeto, io preferisco le 0.8 ohm. Questa Kiwi Spark, collegandomi sempre al discorso che è una versione più economica, una versione base della Kiwi, non ha alcuna vibrazione, neanche quella ogni 20 tiri, come siamo abituati praticamente nella Kiwi 1 e nella Kiwi 2. Quindi non ha alcuna vibrazione, ma ha soltanto il LED di stato che ci indica lo stato della batteria quando è totalmente scarica, oltre al discorso di quando la mettiamo a caricare, che si spegne quando è totalmente carica, e ovviamente a segnalarci le varie protezioni, perché comunque a tutte le protezioni del caso in questa Kiwi Spark. Per il discorso della batteria vi devo dire, come ho detto, è da 700 mAh, e per il tipo di utilizzo che ne faccio io comunque sono riuscito ad arrivare anche a tardo pomeriggio. Poi ovviamente dipende da come la utilizzate, più la utilizzate meno dura, cioè quella è una cosa scontata, però la batteria mi ha sorpreso, e tra l'altro quando si scarica, la mettete a caricare, comunque ci mette qualcosina in meno di un'ora, ecco, 45-50 minuti ho visto. Un'altra cosa che mi è piaciuta di questa nuova Spark è il drip tip in policarbonato che trovate in confezione. Ovviamente gli altri, quelli in cotone, sono uguali i classici kiwi, ma questo drip tip ha, oltre alla forma che è un po' che curva i lati, ha anche il rivestimento morbido, il rivestimento immagino in gomma, è da tenere in bocca, è davvero da tenere diciamo tra i denti, tra le labbra, è davvero molto comoda, specialmente quando avete le mani impegnate, la tenete in bocca tra i denti, è davvero comodissima, vi dà un'ottima sensazione in bocca, anche il foro è abbastanza stretto per un tiro MTL, è comodissimo. E il discorso invece del tiro, perché comunque per il discorso della Kiwi 2, la Kiwi 1 aveva un tiro abbastanza stretto, nella Kiwi 2 molti hanno segnalato, e ovviamente l'ho riscontrato anch'io, un tiro un po' più arioso. Beh, vi devo dire che in questa nuova Kiwi Spark ha un tiro leggermente più chiuso, leggermente più contrastato, quindi anche su quello ottimo. Insomma ragazzi, qui secondo me in tutto e per tutto avete praticamente una kiwi sì più economica, più alla portata di tutti, perché comunque il prezzo, come vi dicevo, sarà davvero molto basso e competitivo sul mercato, che però funziona davvero molto bene. Io ripeto,
ho la Kiwi 2 è questa, e a livello di funzionamento non ho trovato tante differenze. La resa aromatica è ottima, davvero ottima, mi piace tantissimo di queste pod, però diciamo che su quello le pod sono simili. Tra l'altro qui potete, se volete, potete utilizzare anche le pod della Kiwi 2 volendo, però io vi devo dire che questa da 08 funzionano davvero molto bene, io le preferisco le due. Insomma, questa secondo me andrà molto bene, abbraccerà più utenti, avranno più persone, avranno molti più vapers la possibilità di provare di utilizzare una Kiwi. Anche chi vuole smettere di fumare secondo me è da consigliare, perché è un prodotto semplice, una buona durata, un'ottima resa aromatica, un buon colpo in gola comunque con queste 08, drip tip comodissimo, insomma secondo me va benissimo. Bene, io penso di avervi detto tutto su questa nuova Kiwi Spark di casa Kiwi Vapor. Quando l'acquisterete, quando la proverete, fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con me sulle sue funzionalità. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui e ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così non perderete i prossimi video. Nella descrizione appunto del video trovate tutti i link ai miei social, quindi ci becchiamo anche sui social. Vi ricordo anche di lasciare un grande like se il video vi è piaciuto e di condividere questo video con i vostri amici e parenti che magari vogliono smettere di fumare e cercano un ottimo prodotto, un'ottima vape pen per aiutarli nel passaggio. E come sempre, perché fumare se possiamo svapare? Al prossimo video, grazie ancora, ciao!